Benvenuti cari ragazzi al Winblog in questo nuovo giorno. Scusate per la mia assenza, purtroppo diciamo che finisco là, se c'è casini di linea internet, non sono riuscito a uploadare mezzo video. Guarda, non commento ragazzi, non commento più. E beh, oggi vi volevo parlare, come vi ho preannunciato ieri, dell'evento Apple del 2 marzo. Inizio premettendo che, vedete, io qua già l'ho scaricato ed è disponibile su iTunes, basta cercarlo sull'iTunes Store, andiamo sulla sezione podcast, andiamo nella sezione podcast, alle notifiche. Allora andiamo a cercare Apple Keynote. Andiamo a cercare Apple Keynote. Aspettiamo che iTunes si colleghi e dovremmo trovare. Beh, aspettate che ricontrollo meglio. Apple Keynotes, comunque lo trovate sotto podcast, tecnologia, news, tecnologia e Apple Inc. Così siete sicuri di trovare. Quindi ricapitolando, podcast, tecnologia, poi news, tecnologia, dove trovo io news, tecnologia. Eccolo qua, Apple Keynote Podcast. Lo trovate qui. Finalmente siamo riusciti a trovare. Ok. Sta di fatto che però è leggermente, diciamo, intasato. Infatti vedete, molti me li ha interrotti. Mi sono saltati durante il download. Diciamo che non so. Visto che l'errore che è sempre quello, potrei dedurre che sia un problema di sovraccarico. Ancora sta finendo quello ottobre 2010, ah no, perché quell'altro, quello ce l'ho già qua, quello di ieri, vedete, eccolo qua, teoricamente è questo, eccolo qui, dove c'è, vedete, il BTC sulla parte dell'Apple con Steve Jobs. Insomma, il classico inizio stile Apple. Poi sapete dopo, approfitto anche per parlarvi di tutto l'evento. Sapete dopo viene presentato, no, viene presentato, vengono insomma annunciati i risultati Apple, di iBooks, che scusate un attimo, che io non mi ricordo tutti precisamente. Allora, un secondo, che vado a cercare qua nella cronistoria dell'evento di ieri che vi ho fornito sul sito, che vorrei disponibile tramite un link in alto. Allora no, queste sono le supposizioni, c'è la musica. Allora praticamente parla di ben 100 milioni di iPhone venduti e oltre 100 milioni di libri scaricati da iBooks e quindi dallo store collegato. E poi parla anche che in alcuni casi la Apple Store ha veramente cambiato la vita degli sviluppatori. Pensiamo, come esempio, cita Rovio, che sono i creatori di Angry Birds. E diciamo che il 90% del market share dei tablet è in mano ad Apple. Successivamente poi si parla di 9 miliardi e mezzo, scusate, di applicazioni vendute, hanno 9 miliardi e mezzo di dollari in 9 mesi tramite le vendite di iPad e circa 65.000 apps per iPad disponibili tuttora. Nonostante questo però a quel periodo ancora alle 7.12 lo store online, infatti è diventato online solo dopo la diretta. E diciamo che come paragone Apple cita Android, che però al contrario di Apple dice che ci sono solo 100 applicazioni per Honeycomb, quindi diciamo che è una bella differenza. Ok, poi si continua a discutere di vari elementi, poi continuiamo ad andare avanti col video, quindi qua proseguiamo, vedete, che parla dello store,
del prodotto, parla del nuovo Apple Store, poi viene mostrato, vediamo se riesco a farvelo vedere, e poi c'è un video di presentazione, se non riesco, però vi consiglio di andare a vedere del sito. E qui si incomincia a parlare di iPad. Ecco una parte del video demo. The iPad has become a global phenomenon. It's universal in a sense that it appeals to a wide range of people, from small children all the way up to senior citizens. And it's true worldwide. And then on top of that, it's finding new uses in places that we never imagined. The Chicago Public Schools is the third largest school system in the country. Naturalmente è il classico video made in Apple per questo, quanto riguarda questo. Allora, ecco qui si arriva alla presentazione di iPad. Videocamere, le videocamere. Allora andiamo a rimuovere il radio. Ok, le videocamere. Videocamere, una sul retro e una frontale. Per videochiamate, diciamo, anche per photobooth, che è stato integrato in iOS 4.3 per iPad. Poi ha il giroscopio integrato e accelerare un po' il video. Aspettate che adesso riprendo a parlare Steve. E diciamo che lo vedete con dall'immagine è veramente più sottile di 8,8 mm rispetto ai 13,4 del precedente modello, ed è anche più stondato, diciamo, più arrotondato, se così vogliamo dire, ed è anche più sottile dell'iPhone stesso. Infatti l'iPhone è 9,3 mm, ma volete vedere anche da questa immagine si nota la differenza. Poi come prezzo, 16 giga wifi solo, 499 dollari, no, sterline mi sembra, vabbè, insomma 499, wifi più 3G 629, 32 giga 599 729, 64 giga 699 829. Ok, poi ragazzi, faccio prima non farvi vedere il video, scusate, non penso la mi ripetate, non mi reputiate scortesi, ma diciamo che non è proprio comodissimo per me, in quanto non l'ho avendo visto la diretta non so per necessariamente i punti. Comunque vi posso dire che la batteria sarà la stessa, quindi monterà un processore Apple A5 che è un dual core in confronto all'A4, diciamo così, e avrà, diciamo, avrà occhio croce, aspettate, e sarà 9 volte più veloce. Poi verrà venduto anche un adattatore HDMI per video in full HD 1080p a 39, questo, e viene anche presentata una nuova custodia che però viene a coprire solo la parte superiore, è un po', diciamo, fatta in quattro pezzi ripiegabili, diciamo, però sono attaccati tra di loro, che se non li ripieghiamo tutti e lo infiliamo sotto, l'iPad si bloccherà automaticamente. Questa è veramente comoda ed è prevista in 5 colori, in poliuretano, costerà 40 euro, 40, scusate, non euro, niente, che questo non metterà comunque 40 euro, e in pelle 70. Scusate, adesso qui c'è stata una piccola interruzione perché ero andato a mangiare, però poi il tutto l'ho ripreso a fine diretta, diciamo. La seconda applicazione che poi Apple porterà su iOS è GarageBand. La prima che è stata presentata quando io non c'ero era iMovie. Quindi diciamo che anche GarageBand è molto apprezzata e famosa. Qui poi c'è un salto indietro che dice che iMovie costerà 3,99 euro, essendo quindi un aggiornamento dell'attuale. E però essendo un aggiornamento dell'attuale non avrà costi, scusate, per chi ce l'ha possibile. Per chi ce l'ha craccata, dovrà aspettare che qualcuno, insomma, la rivenda disponibile. Ok, non è una GarageBand, potremmo quindi anche collegarla con vari strumenti come chitarre e tastiere. Non è stato specificato come, e l'applicazione contiene tanti effetti come la possibilità di registrare fino a 8 tracce contemporaneamente, poi
per fare mix strepitosi c'erano circa 250 e più loops. La possibilità anche di esportare il formato finale proprio in AAC e di inviarlo via email, oppure poi sarà compatibile anche col Mac. L'applicazione puoi utilizzare cellulare per migliorare l'intensità dei tap e quindi regolando dinamicamente il volume delle note. Ok, poi vengono fatti nel frattempo, quando io faccio magari delle pause, anche dei video. Comunque le garage, su GarageBand le funzioni principali, se non ve le sto leggere nel suo dettaglio, che poi le potete tranquillamente leggere anche voi, se no. Allora, è un'intera collezione di strumenti musicali altamente espressivi disegnati per il multitouch, è la prima, diciamo, punto. Il secondo è la batteria, la terza è lo smart instrument, il quarto è lo smart guitars, il quinto è lo studio di registrazione e il sesto è tracce. Queste sono le varie sezioni, diciamo, di GarageBand. Ok, quindi GarageBand per iPad costerà sempre $4.99 come iMovie. Purtroppo però diciamo che non sarà disponibile a differenza dei movie per gli altri device. Allora, ripassiamo un attimo tutte le specifiche dell'iPad, visto che andando qui l'evento era finito e quindi io stavo riguardando tutto nuovo. Allora, l'iPad di seconda generazione è più leggero, più veloce, più sottile, con una doppia fotocamera posteriore e anteriore, con iOS 4.3 nativo. Infatti verrà rilasciato proprio l'11 marzo mi sembra, sì, l'11 marzo, in contemporanea con l'uscita dell'iPad in America, e comprenderà anche FaceTime e PhotoBooth per iPad, però purtroppo PhotoBooth sembra che, a quanto a ditta, non sia disponibile anche per gli altri dispositivi, e nemmeno di conseguenza per iPad di seconda generazione, che non hanno una fotocamera frontale. Possibilità di scaricare iMovie e GarageBand dall'App Store a $3.99. Possibilità di scaricare altre 65.000 applicazioni di terze parti, come già si sa che sono 65.000 le applicazioni per iPad che già aveva preannunciato prima. Possibilità di funzionare contemporaneamente con la rete 3G e CDMA. Quindi se una questione iPad per esempio in America dovrebbe funzionare sia con la rete AT&T e Verizon, mi sembra, in base all'abbonamento che poi uno ha, a quanto si capisce qui. Poi stessa durata della batteria del modello precedente. Come dettagli tecnici, altezza 241,2 mm, larghezza 185,7 mm, profondità 8,8 mm, peso 601 grammi. Allora, scorriamo per gli altri dettagli tecnici. Connettività, quindi Wi-Fi e tecnologia Bluetooth 2.1, poi anche l'alternativa 3G e CDMA. Firma di soluzione, display multi-touch, multi-screen lucido, retroilluminato LED da 9.7 pollici in diagonale con la tecnologia IPS. Poi anche, aspettate che voglio un attimo, risoluzione 1280x768 pixel a 132 ppi pixel per pollice sarebbe. Rivestimento oleo repellente a prova di impronta, che se è quello che avevano tempo fa, scusate, annunciato per iPhone, sinceramente iPhone e iPod Touch io non l'ho notato, perché anche se poi alla fine le dita un po' umide così, impronta rimane purtroppo. E supporta la visualizzazione simultanea di più lingue, 7 di caratteri. Il processore, come avevamo già detto, System One a chip Apple i5 Dual Core a 1 GHz su misura, e l'alta prestazione e consumi ridotti. Videocamera, fotoregistrazione, videocamera posteriore, registrazione video HD720p fino a 30 fps con audio. Fotocamera frontale con zoom digitale 5x. No, scusate, fotocamera con zoom digitale 5x, no, frontale. Videocamera frontale, registrazione video VGA fino a 30 fps con audio. Fotocamera di qualità VGA. Funzione tocca e metti a fuoco per video e foto. Geotagging di foto e video via wifi, questo classico. Ok, e sensori, giroscopio a tre assi, accelerometro, sensore di luce ambientale, audio, risposta in frequenza da 20 Hz a 20.000 Hz e poi molto altro. Per tutti i video vi ho già annunciato tutto. E sono presentato il nuovo Morphins, dove si pensava che veniva presentato il nuovo iWork 11. Ok, quindi sì, va bene. E scusate, sono andato un po' a leggere, ma sinceramente tutto non me lo ricordo.
Però vi posso dire che per me l'iPad seconda generazione è veramente una gran figata, l'ho scoperto, non so se mi intendo. Citazione, iPhone parodia, che già mi sono stamattina ci sono messo all'opera con una nuova parodia. E diciamo che se volete maggiori informazioni potete trovare qui sulla home page. Differenza che ho notato è che se noi andiamo su apple.com e apple.it, qua da noi vi è l'iPad di prima generazione scontato, mentre se andiamo sullo store, diciamo, americano, inglese, vediamo che c'è, boh, sarà intasato, c'è già il nuovo iPad seconda generazione, penso in preordine, penso che sia in preordine. Sì, penso che sia proprio in preordine. Ok, vedete qua, c'è il nuovo, vedete, coming soon, coming soon, coming soon, coming soon, coming soon. E vedete, pezzi TNT e Verizon e basta. Vedete qua i dettagli tecnici che io vi ho già fornito, che poi dovrebbe esserci anche qua da noi da qualche parte, ci dovrebbero essere. Mi fa strano che non li abbia inseriti. E apriti, e apriti, e apriti. Apriti, sì. Sì, ci sono le specifiche tecniche da noi. Ci sono, ci sono. Ok ragazzi, vi lascio, diciamo così. Un saluto a tutti voi. Alla prossima, vi aspetto qui sul WinBlog. Ciao a tutti ragazzi. Bella lì. Bella lì. Mi serve Paolo Pitta.